Sicurezza e lotta al degrado, il comune avvia la task force parchi, la risposta inizia con Parco Fornaci. Pesci morti, alghe, odori retroni in sofferenza, l'allerta di un residente di Ponte San Paolo. In veste ciclista non si ferma, la polizia municipale lo scova grazie alle telecamere. Blocchi di marmo a difesa della chiesa del beato Claudio contro curiosi e malintenzionati. Vendemmia sarà un'ottima annata, tra rosso e bianco per i vicentini vince la tradizione. Dopo Palermo tocca al capitano Nicola Bizzotto fare il punto, parola d'ordine non mollare. TG Center TV, una buona serata, lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo di lotta al degrado, avviata questa operazione parchi, una vera e propria task force che è stata fatta partire dal sindaco Francesco Rucco del cuore della città e si inizia col Parco Fornaci, sentiamo. Comincia così la rinascita di questa parte del Parco Fornaci in città. La motosega avanza tagliando rami di piante che erano diventate rifugio per sbandate, nascondiglio ideale per la droga, luogo per incontri tête-à-tête piccanti. Il tutto sotto gli occhi dei residenti del palazzo che si affaccia sul parco. Racconti loro raccolti anche di recente dalla nostra emittente. Residenti che si improvvisano reporter per consegnarci delle immagini che raccontano una situazione che per loro è arrivata al limite. A luglio il signor Nicola, a nome dei residenti, aveva bussato alla porta del sindaco per chiedere un intervento. La risposta è stata pronta. Sono due le azioni: togliamo le panchine, così togliamo il bel sedere, e poi potiamo le piante, le abbassiamo in modo che la cosa sia più visibile e allora si crea meno anfratti. Panchine che saranno ricollocate in altre aree verdi. Parco Fornaci però è solo l'inizio. Una task force al lavoro per redigere un piano integrato per la custodia, sorveglianza e il decoro di questi luoghi. Prima fase, la mappatura di tutte le realtà. Attualmente la gestione dei parchi pesa sulle casse comunali per 170.000 euro. Poi definire una scaletta di priorità e di interventi, tra questi il rinnovo della convenzione per l'utilizzo stesso di migranti per la pulizia quotidiana dei parchi e poi maggiore sorveglianza nei parchi, l'utilizzo di controllo attraverso videocamere sempre sui parchi e poi una serie di iniziative legate anche al controllo del territorio, non da ultimo chiaramente attraverso l'assunzione di vigili nuovi. Per i residenti che si affacciano sul parco oggi è una data da ricordare. Credo che oggi la segnerò nella mia agenda e nei miei ricordi personali questa data del 10 agosto perché per me e anche per noi è tanto tanto importante. Non credo che questo risolverà totalmente, però secondo me è un buon deterrente. E dai parchi ai fiumi, un residente della zona Ponte San Paolo ci ha segnalato una situazione di assoluto degrado. Siamo sul retrone, siamo nel cuore di Vicenza. Questa mattina mi sono accorto subito, aprendo le finestre, visto che io abito sopra, che c'era una puzza molto strana e mi sono accorto che c'erano centinaia di pesci morti. Siamo a Ponte San Paolo, sul fiume Retrone, a due passi dalla Basilica Palladiana, punto panoramico, uno tra gli scorci più fotografati di Vicenza dai turisti. Eppure i problemi non mancano, dalla moria di pesci, forse a causa di fertilizzanti rilasciati dai terreni, all'infestazione da alghe. Gli anni precedenti c'era un taglio quasi continuo di queste alghe, che poi fermano questi pesci, chiaramente vanno in putrefazione, e tagliavano anche gli argini, perché questi argini che sono abbandonati perché hanno fatto solo un taglio quest'anno, poi è un ricettacolo di zanzare e di vari animali, chiaramente, che si va dal ratto, dalle nutrie. Un peccato, aggiunge Santa Giuliana, lasciare un luogo così carico di storia all'incuria, ma sarà cura di Rete Veneta sottoporre la questione a chi di dovere. E vi ricordiamo il nostro TG Linea Aperta, vi invitiamo a segnalarci i problemi che vivete ogni giorno. E allora, cosa non va davanti a casa vostra? Fatelo sapere al sindaco, come sempre basta che inviate una mail a vicenza@reteveneta.it e noi recapiteremo il tutto al sindaco e agli amministratori, sperando ovviamente di avere una risposta concreta alle vostre richieste. E ora ci occupiamo della questione PFAS, c'è un cambio di rotta.
Vicenda FAS. Dei giorni scorsi la dichiarazione del Ministero dell'Ambiente che si dice pronto a riesaminare i valori limiti allo scarico per i FAS e per altre sostanze chimiche, tanto che per inizio settembre lo stesso ministro Sergio Costa ha convocato un tavolo tecnico urgente. Compito del comitato sarà proprio quello di prendere in esame le linee guida per la definizione di valori limiti allo scarico di tali sostanze inquinanti. Al tavolo siederanno tutte le regioni e le rispettive ARPA, a partire proprio dal Veneto. Veneto diventata regione simbolo, come ricorda lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia. Mi ricordo che quando l'Istituto Superiore della Sanità qualche anno fa segnalò la presenza di FAS nelle acque del Veneto, lo segnalò anche ad altre regioni. A me risulta che oggi noi siamo diventati riferimento nazionale per le know-how che abbiamo, per la conoscenza che abbiamo. Altri si riferiscono a noi. Da regione simbolo a regione modello, ma il Veneto è già pronto ad andare oltre. Uno dei provvedimenti fondamentali che ha adottato questa amministrazione in tempi non sospetti è stata quella di montare i megafiltri negli acquedotti, megafiltri che vogliamo montare non solo nelle zone delle aree rosse per i FAS, ma in tutto il Veneto, perché se oggi conosciamo i FAS, domani ci saranno nuovi inquinanti che potrebbero andare a insidiare la salute dei cittadini, per cui a monte vogliamo l'acqua pura che possiamo purificare e rendere pura solo con delle batterie filtranti, ovviamente importanti, costose, ma lo facciamo volentieri. E continuiamo a occuparci di salute e sanità, parliamo di West Nile, la febbre del Nilo, due i casi nel Vicentino, però cerchiamo di capire come si riconosce questa patologia. Nella maggior parte dei casi le infezioni sono asintomatiche o parcio-sintomatiche, cioè con pochissimi sintomi. Le persone che arrivano in ospedale arrivano perché hanno febbre elevata, qualcuno ha manifestazioni di tipo neurologico, cioè confusione, disorientamento spazio-temporale, e arriva in ospedale in pronto soccorso perché effettivamente sta male. Esiste un programma regionale di sorveglianza e di intervento che prevede proprio, viene chiamato il progetto delle febbre estive. Il periodo in questione va da fine aprile ai primi di ottobre e consente di monitorare e tenere sotto controllo gli eventuali casi di febbre del Nilo trasmessa da zanzara autoctona, ma anche di dengue trasmessa dalla zanzara tigre o ancora da chikungunya, queste ultime fortunatamente non ancora radicate. Due i casi nel Vicentino di West Nile, ma di fatto nel 95% dei casi non ci si accorge nemmeno di esserne stati colpiti. Siamo alla cronaca, ha travolto un ciclista, non si è fermato a prestare soccorso, è stato incastrato però dalle telecamere di videosorveglianza. Schio, investe il ciclista e scappa senza prestare soccorso, ma viene scovato dalle telecamere di videosorveglianza. La vittima è un 54enne di Valle del Pasubio, trasportato al pronto soccorso di Sant'Orso con gravi lesioni, sottoposto a intervento chirurgico e in prognosi riservata. L'uomo riferiva agli agenti della polizia locale del consorzio Alto Vicentino di essere stato investito da un'auto, per terra solo la bicicletta, con gli evidenti segni di un urto. L'incrocio di più videoregistrazioni hanno consentito agli agenti l'identificazione del mezzo coinvolto. Una Volkswagen grigia che ancora riportava i segni della collisione. Il conducente, un residente di Schio, si è giustificato affermando di non essersi accorto di aver urtato la bicicletta. Per lui ora l'accusa è di fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime. Sequestrata l'auto, sospesa la patente con decurtazione di 10 punti. Andiamo a Chiampo, ricordate lunedì scorso la chiesa del Beato Claudio è stata danneggiata pesantemente da un incendio. Bene, adesso il sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta l'accesso a curiosi e soprattutto malintenzionati. Chiampo, contro i curiosi e i malintenzionati. Il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, corre ai ripari ed emana un'ordinanza che vieta l'accesso a tutta l'area della chiesa del Beato Claudio, danneggiata dall'incendio. Non contento, ha fatto posizionare dei grandi blocchi di marmo davanti all'area di accesso della chiesa, obiettivo impedire ai curiosi per la loro incolumità di entrare e ai malintenzionati di entrare per eventualmente rubare il rame smassato dai vigili del fuoco dopo l'incendio. A sorvegliare l'area anche i carabinieri in pensione. E andiamo a Schio, dove i carabinieri hanno individuato e denunciato per ricettazione diversi giovani.
Schio, parola d'ordine contrasto alla criminalità diffusa, così nel costante controllo del territorio i carabinieri hanno denunciato un minore noto alle forze dell'ordine per ricettazione, era in possesso di una mountain bike rubata, così come per ricettazioni sono stati denunciati altri due giovani, un moldavo e uno di Sant'Orso, anch'essi noti all'arma perché alla guida di una Toyota RAV4 rubata nel parcheggio delle piscine. Furto aggravato è invece il reato per cui è stato denunciato un 65enne in possesso di un portafoglio con 100 euro sottratto da una borsa appoggiata sul tavolino di un bar. Ladri in azione in pieno giorno, volevano aprire la cassaforte, non ce l'hanno fatta e allora hanno svaligiato tutta la villetta. Vicenza, i ladri approfittano dell'assenza per ferie dei proprietari e, cercando di scassinare la cassaforte ma non riuscendoci, mettono a soqquadro l'abitazione. È accaduto nella mattinata di ieri in via Cimarosa, in città, vittima marito e moglie. Ad accorgersi della visita dei ladri il giardiniere, che notava il vetro antisfondamento rotto. All'interno i malviventi avevano aperto cassetti e armadi gettando tutto per terra, davanti alla cassaforte abbandonati gli arnesi da scasso. Alla fine i ladri se ne sono andati con un televisore, una bici da corsa e alcuni monili in oro. Tempo di vendemmia ormai prossimo, il 2018 sarà proprio un'ottima annata, ma i consumatori cosa ne pensano? Sentiamo. Annuncia un'ottima vendemmia quest'anno, un'ottima annata, visto che fortunatamente abbiamo avuto acqua, tanta acqua e tanto sole. Ottima in tutto, sia qualità che quantità. A Vicenza già si sta festeggiando, è attesa dunque un'annata memorabile e il vino in città resta ancora un baluardo della tradizione economica, sociale e culturale. Anche i gusti restano quelli consolidati tra i consumatori della vecchia guardia. Per me il vino è una bibita stupenda che ti dà una certa gioia e particolarmente la Garganega nostra è quella che rappresenta le nostre belle colline. Bianco o nero? Bianco. Al mattino, non so se vuoi sentire l'alito, te lo faccio sentire, dimmi di quale vino vuoi, un bianco, ma io sono amante dei bianchi e anche dei rossi. Bollicine? Io preferisco il bianco, ho bevuto anche il rosso anni dietro, però... Soprattutto bianchi e rossi, ma il rosé, su cui successo i nostri cugini francesi stanno proprio puntando? Il rosé è un po' più difficile. Il rosato da noi non è assolutamente considerato, e il vino francesi altrettanto. Qualcuno dice che chi lo beve, in realtà l'idea è un po' indecisa, lei cosa pensa? È vero, sì, è vero, è vero. Tu puoi avere un ottimo rosé che può essere un Franciacorta quanto un rosé di Valdobbiadene, per esempio, ma sono sempre un po' resti. Restando sui gusti, le giovani generazioni e i turisti sono più aperti al drink per eccellenza. Beh, il turista in primis chiede lo spritz. Dal tedesco che ti chiede un Aperol Spritz a chiunque altro turista, però si cerca sempre di proporre perché comunque ti chiedono vini locali. A me personalmente non piace troppo, a meno che non sia rosso e con la carne, però da bere da solo no. Sì. Meglio lo spritz. Meglio lo spritz, sì. E di moda o no? Vediamo che mette tre spritz davanti. Anche il semplice spritz deve essere fatto bene. Non puoi fare un miscuglio di cose, no? La conclusione la lasciamo alla saggezza popolare. Bianco e nero meno a casa. Un bicchiere prima della minestra lascia il dottore fuori dalla finestra. Beh, vino veritas, siamo veneti e ne piace il vino. È astemio. Quindi guardi. Niente. Ma perché allora è una scelta? È una scelta obbligata. Ho capito. Perché mia moglie mi ha messo l'occio da vero e scarsea, no? Se bevo e dopo. Abbiamo sentito queste mogli, insomma, che bloccano sempre così l'estro dei mariti. Abbiamo sentito questo signore. Siamo allo sport, al calcio. Dopo il Palermo, il capitano Nicola Bizzotto fa il punto della situazione in vista anche dei prossimi allenamenti e di quelli appena trascorsi. Sentiamo. Spero che i tifosi continuino ad assediare i bottiglini per fare l'abbonamento come già stanno facendo. L'entusiasmo che voi avete è lo stesso che noi quotidianamente mettiamo sul campo, quindi ci vediamo per la prima giornata di campionato per divertirci assieme. 28enne di Rosà, occhio turchese e fare gentile, sembra fatto apposta per ammagliare le fans biancorosse. Così, con semplicità e un po' intimidito, Nicola Bizzotto, il primo capitano dell'Anerossi Vicenza Virtus, prende posto alla conferenza stampa. È stato indicato proprio da Renzo Rosso come emblema e obiettivo a cui ogni ragazzo deve tendere del nuovo settore giovanile del Vicenza Virtus.
Il difensore centrale Rosa Tese aveva 9 anni quando entrò nel vivaio giallo-rosso del Bassano, dove è tornato dopo l'esperienza in Serie C col Pisa. Come vive questo momento nella fusione dei due club? Sono cresciuto con la maglia del Bassano, quindi era doveroso salutare la piazza e le persone che mi sono sempre state accanto, soprattutto come ho scritto nei momenti di difficoltà. E comunque adesso si è aperta una nuova parte della mia carriera e l'entusiasmo c'è ed è a mille, come quello che possiamo vedere anche dai tifosi, quindi siamo contenti e carichi per questa stagione. In tasca un contratto valido fino al 30 giugno 2021. Come eserciterà il suo ruolo di capitano? Creare un'identità precisa anche nel campo, e penso che già nella prima partita a Palermo si sia visto un assaggio, diciamo. L'idea principale che il mister ci sta trasmettendo è quella di aggredire sempre l'avversario quando si perde palla, e quindi dobbiamo lavorare ancora molto su questo, però visto anche il fatto che è un posticipato l'inizio dei campionati, avremo tempo a disposizione. Prima dei saluti ricordo alle 21.15 l'appuntamento con Focus, ospiti Sergio Berlatta, Renato Boraso, Abdallah Kezrahi e Marco Dalla Pietra. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: tempo nel complesso variabile con addensamenti nuvolosi sparsi alternati a spazi di sereno, precipitazioni, probabilità medio-alta per qualche temporanea fase di piogge da locali a sparse, in genere a carattere di rovescio o temporale, fenomeni comunque più probabili nelle prime ore in pianura e dal pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime contenuto calo soprattutto sulle zone pianeggianti, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it